appellato super costo. Un bellissimo saluto di benvenuto ai colleghi, pubblico, agli studenti e anche ospiti indiani per questa manifestazione che già oggi pomeriggio ho visto la loro partecipazione all'interno di un master che facciamo sulla professione della cooperazione internazionale. E credo anche che sia giusto ricordare o comunque comunicare ai presenti che non lo sanno che la facoltà nostra di scienze della formazione hanno cercato di essere presenti su questi temi, che non sono più i temi soltanto dell'educazione all'interno della scuola e anche dell'educazione all'interno del territorio nazionale, ma invece sono collegati con l'esigenza di promuovere attraverso l'educazione in tutte le sue sfaccettature le tematiche dell'empowerment, le tematiche di un intervento di solidarietà, di cooperazione che sa per prima di tutto attivare competenze, risorse, capacità di autosussistere nelle diverse aree del mondo, in particolare quelle più fragili. Questa iniziativa è seguita dalla collega Morgagni, come dicevo subito il microfono. Io ringrazio tutti e passo la parola a Enzo Morgagni. Questa è una delle occasioni che l'associazionismo studentesco, che è organizzato attorno all'università, in particolare il Centro Studi Donati, ma anche l'associazione NAS e anche le altre associazioni che collaborano, insieme all'università, fondamentalmente in questo caso con la nostra facoltà, ci danno l'opportunità di conoscere direttamente esperienze di protagonismo infantile, non solo adolescenziale, di protagonismo infantile nel campo specifico dell'esperienza del lavoro, quello che viene chiamato esperienza di lavoro degno, nei movimenti dei bambini lavoratori di vari continenti. A Bologna, in Emilia, in Italia, a Siena, ultimamente abbiamo organizzato quello che abbiamo chiamato il Mondialito, un piccolo convegno con delegati di tutti i continenti, delegati ragazzini, delegati di tutti i continenti che hanno discusso dell'avvenire dei loro movimenti, all'atere di delegati di educatori che li hanno accompagnati e che li accompagnano in queste esperienze in America Latina, in Africa, in Asia, in Europa, nell'est Europa ad esempio, cominciando a radicare anche lì il movimento di sostegno alle fasce di bambini e di adolescenti lavoratori. Questa sera la realtà di solidarietà, di sostegno che in particolare in Italia, NAZI, Italia NAZI e alcune altre organizzazioni ci permettono di l'occasione che ci offrono questa sera è l'incontro con movimenti di bambini lavoratori indiani che hanno una specificità che non conoscevamo fino adesso quando abbiamo incontrato mesi fa e anni fa movimenti appunto di altri continenti, cioè associazioni, movimenti di bambini lavoratori che si sono dati uno strumento di credito cooperativo, io lo tradurrei così, di banca cooperativa che a sua volta sostiene poi le iniziative, i servizi e lo sviluppo del movimento. Grazie di essere intervenuti, diamo subito la parola alla fondatrice, alla principale animatrice di uno dei due movimenti qui presenti, indiani qui presenti, il movimento Butterfly. Quindi la parola alla dottoressa Rita Panica. Namaste to all of you. Namaste a tutti quanti. The Dean of Studies. Professor Enzo Morgagni, I hope I pronounced it right, Professor Luisa, and the Italian Nats. Vuole dire che lei è molto grata di essere stata invitata qui. And on behalf of the children, anche a nome dei bambini, dei rappresentanti della Banca per lo Sviluppo dei Bambini, Child Development Bank Managers, but we also have qui oggi ci sono solamente i rappresentanti indiani, però ci sono anche rappresentanti in Italia in questo momento dell'Afghanistan e dello Sri Lanka, solo che non sono potuti essere qui perché sono in altri posti. On behalf of those children, on behalf of my colleagues, quindi anche a nome dei suoi colleghi e della collega che è qui presente, la dottoressa Suman, vuole ringraziarvi di essere stata invitata a Bologna a condividere con voi l'esperienza della banca. Thank you, sir. Thank you, madam. The Children's Development Bank is a bank with a difference.
And you will see that when you will be seeing the multimedia CD that we have brought with you. The difference in the Children's Development Bank is la Children's Development Bank è una banca che ha una particolarità, come si potrà vedere anche poi dal video che ci mostrerà. È una banca che insegna anche delle competenze per la vita, è quindi una scuola dove i bambini possono imparare le dinamiche della democrazia, possono imparare che cosa significa essere responsabili e come concentrarsi sulla loro stessa vita. E quindi una banca particolare si fonda sui principi è una banca cooperativa, quindi si fonda sul principio della cooperazione. I bambini sono gli unici stakeholders di questa banca, e i bambini e gli adolescenti. E sono gli unici stakeholders nel senso che loro gestiscono la banca, sono i manager, quindi, però sono anche i clienti stessi della banca. Also continue their education. In fact, what we have found in e questi bambini quindi lavorano, sono bambini lavoratori che vanno anche a scuola. Infatti hanno notato che è stato rilevato che proprio c'erano dei bambini nell'Asia meridionale che non andavano a scuola perché non avevano i soldi per potersi permettere le tasse scolastiche, le uniformi o anche solo i quaderni. Invece, grazie poi all'iniziativa della banca, hanno potuto risparmiare dei soldi, hanno avuto accesso a dei prestiti e così si sono potuti permettere l'istruzione. Questa banca è una banca che insegna anche il concetto di leadership. Che cosa significa essere un leader, ma anche come nominare e selezionare i manager della banca, che sono poi i bambini stessi. Quali sono le qualità che deve avere un manager, quali sono i valori che deve avere un manager, e tutto questo viene insegnato ai bambini. Oltre ad esempio a nozioni di contabilità, come tenere i registri, come registrare le entrate e le uscite della banca. Just because you're a manager. Ovviamente essere un manager non vuol dire essere un dittatore, essere un fascista che può solo comandare e decidere per gli altri, ma significa anche cercare di coinvolgere altri bambini e di invitarli a far parte della banca. Poi la banca, questa esperienza è nata nel 2001. In New Delhi, in India. This whole project was conceived by Butterflies and we initiated it in India, in New Delhi, in 2001. And in 2004, we were able to take this bank to other countries in South Asia. And we work in partnership with a lot of grassroots NGOs. La banca è nata a Nuova Delhi nel 2001 e nel 2004 si era riuscito a concludere dei partenariati con delle ONG anche in tutta la regione dell'Asia meridionale. Si tratta di ONG che lavorano principalmente con i bambini, quindi che si occupano dei diritti dei bambini, soprattutto bambini emarginati che vivono nelle aree rurali, ma anche che bambini emarginati nelle zone urbane. La banca è presente ad oggi in Afghanistan, in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan e India. Quindi in tutti i paesi tranne Bhutan e Maldive, in tutti i paesi dell'Asia meridionale e in India in particolare in 5 stati. I bambini che partecipano attivamente nella banca sono 7.000. Per attivamente lei intende che si recano nella banca almeno una volta alla settimana. Però ovviamente i numeri di bambini che questa banca riesce a coinvolgere sono molto maggiori. Ci sono 25 sedi regionali della banca, 58 filiali, 81 manager della banca, e questi manager sono su base volontaria e la loro età va dai 10 ai 16 anni. Not be able to access education
Or even credit. Questa banca per loro è un'ancora di salvezza, nel senso che bambini che non si potevano permettere un'istruzione e che non potevano avere accesso a nessun tipo di credito per dare vita a delle proprie iniziative economiche, sono riusciti a farlo grazie alla banca. E questo perché, come voi sapete, questi bambini sono molto poveri, non hanno documenti, quindi non hanno un'identità, e quindi nessun istituto creditizio, diciamo classico, potrebbe fornire loro un credito, perché loro non sono nessuno per le banche. E invece la Children Development Bank è riuscita a farlo, è quindi per loro un'alternativa. Questi bambini si sono riuniti, hanno deciso di organizzarsi per creare il loro istituto di credito, il loro proprio istituto di credito. E, però non vuole parlare di più della banca, perché tutto questo si potrà vedere molto chiaramente dal video e anche gli obiettivi che si vogliono raggiungere grazie a questa iniziativa. Kyrgyzstan and Tajikistan and China in Asia. Quest'anno la banca aprirà delle sedi anche in Kyrgyzstan, in Tajikistan e in Cina. In these three countries also this year. Thank you very much. Wanted to say that the bank is not a parallel to anything. It is woven to all other activities. La banca non è un programma a sé stante, ma che è interconnesso a molte altre attività che vengono svolte da queste organizzazioni. Chi sono questi giovanissimi manager? Qui abbiamo con noi, scusate la pronuncia, Kania Kumar, di 10 anni. Kania? Stand up. Maupal Raipal, di 11 anni. Razi Haider, di 17 anni. Hanno accompagnati oltre a Rita Panikkar, appunto, Suman Sacerda, del programma Butterfly, e Ashra Kiran, del centro di sviluppo di Manila. Benvenuti. Ho chiesto se delle persone come gli adulti che si occupano di questa vicenda con i bambini, se quanti sono più o meno, che proporzione, which proportion, e se sono prevalentemente signore o se sono anche dei maschi che fanno questo lavoro. Like I said, the CDB is not a standalone. Come ha detto prima, la banca non è un programma a sé stante, è interconnesso ad altre attività delle organizzazioni. Quindi in alcune organizzazioni la percentuale di donne può essere pari al 60%, mentre magari ci saranno altre organizzazioni in cui è 50-50. Tutti i finanziamenti della banca sono composti da quello che i bambini sono riusciti a risparmiare o se c'era un fondo che ha permesso ai bambini di iniziare, di dare vita alla banca. C'è stato un fondo per iniziare che era pari a 100.000 rupie indiane. Poi si sono aggiunti a questo fondo i risparmi dei bambini. I risparmi vanno alla sede centrale della banca e non ai conti correnti delle organizzazioni, e lì maturano gli interessi. Does it earn interest? Yes, the mainstream bank gives the interest to this. Chi ha dato il fondo iniziale? First seed money that was given to Butterflies to start the CDB was from an organization. Il primo fondo che è stato dato a Butterfly è stato dato dalla National Foundation for India, è un'agenzia che è parzialmente finanziata dallo Stato. National Foundation for India. Then the other banks, when we started it across the other states and in South Asia,
We received money from. Per quanto riguarda le altre banche, i fondi sono pervenuti da un'organizzazione britannica che si chiama Comic Relief. Invece per il Pakistan e lo Sri Lanka, l'organizzazione si chiama South Asia Regional Initiative for Equity, un'iniziativa regionale dell'Asia meridionale per l'uguaglianza. Regional Initiative for Equity. The other question is, which other actions do you have? So Butterflies is the association which is related to the bank. Butterflies si occupa solo della banca, e quali sono le azioni che fanno attraverso altre forme? You mention some of them, how they interweave. Parla per l'esperienza di Butterflies, però potrebbe valere anche per altre organizzazioni. Innanzitutto c'è il programma per l'istruzione. Molti di questi bambini sono bambini che hanno abbandonato la scuola e che grazie al fatto di essere membri della banca hanno avuto accesso al credito e quindi possono permettersi di nuovo di andare a scuola o anche di prendere, ha fatto un esempio, delle lezioni di computer. All'interno della banca c'è la possibilità di diventare dei manager, però per essere manager devono saper leggere, devono saper scrivere, devono saper far di conto, quindi devono conoscere la matematica, e questo è un incentivo. Cioè il fatto di poter diventare manager è un incentivo comunque per studiare e per imparare a leggere e scrivere. Poi hanno un programma per la salute, e ne parlerà più tardi, hanno comunque una cooperativa per l'assistenza sanitaria ai bambini. Un altro programma sempre connesso alla banca è quello dei mezzi di comunicazione. Ad esempio i ragazzi hanno sviluppato un programma radio dove parlano e fanno attività di sensibilizzazione in merito alla banca, ad esempio come possono risparmiare dei soldi, come possono riuscire ad avere un loro conto in banca, eccetera, per sensibilizzare gli altri ragazzi. Un altro programma che gestiscono è quello della formazione professionale. I membri della banca seguono questi programmi di formazione professionali e poi quando finiscono sono comunque in grado di risparmiare soldi e di dare vita all'iniziativa economica e all'attività che hanno imparato durante il corso professionale. E poi hanno un piano di lezione che coinvolge direttamente i bambini sull'iniziativa della banca e allo stesso tempo gli insegna, cioè ha spiegato la cosa così. Si inventano ad esempio una storia dove c'è un membro della banca che diceva com'era la sua condizione di vita prima, che cosa gli succedeva e perché non riusciva a risparmiare, come spendeva i soldi, e poi il fatto che è diventato membro della banca, come l'ha aiutato a superare certe difficoltà. Allora, così imparano a leggere perché leggono la storia, a scrivere perché magari gli fanno fare delle attività di riscrittura e a parlare, a esprimersi correttamente. E allo stesso tempo imparano anche dei valori come ad esempio come riuscire a prendere in mano la propria vita e a risollevarsi da una condizione di povertà o a come fare delle scelte consapevoli. Ad esempio lei diceva, se uno di questi bambini nella sua storia ha raccontato che a lui piaceva tantissimo un certo attore o che ha visto un film 5 volte perché gli piaceva tantissimo, gli dicono, ma gli fanno capire che forse bastava vederlo una volta anche se gli piaceva tanto e che il resto dei soldi poteva essere risparmiato e messo nella banca, quindi è anche una forma educativa. Vorrebbe adesso che contribuisse alla discussione anche Asha, perché lei lavora con le ragazze che sono forzate alla prostituzione e quindi ci potrebbe spiegare come il programma della banca contribuito ad aiutare queste ragazze. हमारी संस्था रेड लाइट एरिया में काम कर रही है और वहां की सेक्स वर्कर और उनके बच्चे एवं बच्चियों पर काम करती है. L'organizzazione di Asha lavora in una zona a luci rosse dove ci sono ovviamente delle prostitute e in particolare l'organizzazione si occupa dei figli di queste prostitute. La banca in particolare si è concentrata sui figli e abbiamo visto prima nel video la storia di Tania, che era appunto la figlia di una di queste prostitute, e se non ci fosse stato l'intervento dell'organizzazione e della banca probabilmente anche Tania sarebbe stata costretta ad entrare nel commercio sessuale. A me piacerebbe capire da loro
come sono arrivati e come considerano questa esperienza che stanno facendo. Mi chiamo Riaz, ho 16 anni e vengo dall'India. Prima di entrare a far parte della, della banca, lavoravo in un negozio, in una sartoria, e 3 anni fa sono entrato a far parte della banca. Dice che prima di diventare un membro della banca lui guadagnava pochi soldi e comunque li spendeva subito, li sprecava e anche faceva uso di sostanze stupefacenti. Invece poi è entrato in contatto con un facilitatore del centro di sviluppo di Manila che le ha consigliato e l'ha incoraggiato a continuare la sua istruzione e anche a diventare un membro della banca. E lui è arrivato a Delhi con suo fratello che era già membro dell'organizzazione Butterflies e che ha dormito lì nelle stanze messe a disposizione per la notte da Butterflies e alla mattina si è svegliato e il facilitatore di Butterflies gli ha chiesto ma tu cosa fai qui e perché sei qui e che cosa vuoi fare nella vita. Lui ha detto io sono qui perché sono venuto qui con mio fratello però non voglio andare a scuola. Allora il facilitatore l'ha incoraggiato, gli ha detto che forse era meglio che andava a scuola e gli ha presentato anche gli altri programmi dell'organizzazione, tra cui quello della banca. Lui all'epoca non lavorava e neanche adesso lavora, riceveva i soldi da suo fratello, però questi soldi li spendeva male, li spendeva per delle cose che non gli servivano in realtà e poi gli piaceva andare a vedere i film di Bollywood, quindi andava a vedersi molte volte questi film di Bollywood oppure li spendeva con i videogames. E lentamente però ha cominciato a capire che forse questi soldi poteva spenderli in modo migliore e che forse era più utile risparmiarli per poterli usare poi per il suo futuro e quindi è diventato un membro della banca e adesso vuole continuare a raccontarci la sua storia. Dopo essere diventato un membro della banca ha cominciato anche ad andare a scuola e durante questi incontri che si facevano con gli altri membri della banca gli avevano chiesto se voleva diventare un manager volontario della banca però lui ha rifiutato perché non si sentiva abbastanza sicuro. Però poi dopo un po' di tempo i suoi amici invece l'hanno eletto come manager volontario della banca. E il facilitatore, l'adulto, gli ha insegnato a come tenere i registri e i libri contabili della banca e è riuscito, ha fatto anche qualche errore e poi però gli è stato insegnato come correggere questi errori e finora è riuscito a risparmiare 3.000 rupie che ha mandato a casa la sua famiglia. Si chiama Kamaya, viene dall'India e dice che inizialmente lui lavorava però non risparmiava dei soldi e pensava che se li avesse comunque messi nella banca li avrebbero portati via. L'adulto facilitatore cercava di convincerlo a risparmiare e a depositare i soldi nella banca, però lui non voleva. Poi ha visto invece che un suo amico depositava i soldi e che non succedeva niente, quindi ha pensato se lo fa lui, forse lo posso fare anch'io. E quindi ha cominciato a risparmiare e ha visto che effettivamente era molto utile perché poi poteva usare quei soldi per comprare delle cose quando realmente gli servivano. È stato nominato dai suoi amici per diventare un manager volontario perché sapeva leggere e scrivere e
ha imparato a compilare questi, questo libretto che ha fatto vedere prima, con il libretto dove si scrive il nome, il libretto al portatore dove si scrive il nome della persona e i soldi, che le entrate e le uscite, quello, e questa attività gli piaceva molto, però siccome l'attività di manager volontario avviene a rotazione, dopo 6 mesi il suo turno era finito e adesso il suo amico Morpal, con la camicia verde, adesso è lui il manager. In che modo i bambini vengono contattati? Se sono loro che si rivolgono ai bambini oppure se c'è un passaparola tramite altri bambini? Hanno gli educatori di strada che appunto si mettono in contatto con i bambini, però vorrebbe che fossero proprio i bambini a raccontarlo. Qui gira per la città e quando vede che ci sono dei gruppi di bambini che magari sono lì e prendono delle droghe, lui va lì e gli dice: guardate che quello che state facendo è sbagliato, dovreste usare i soldi non per comprare la droga ma dovreste risparmiarli. Allora magari gli dicono: ma tu chi sei, cosa vuoi, vai via. Però lui continua e quando li rivede glielo ridice e gli dice: guarda che non solo ti fa, non solo dovresti risparmiare, ma dovresti anche pensare alla tua salute, così stai buttando via i soldi. Poi gli parla di Butterflies e gli dice: vieni di andare a Butterflies, che è un posto dove lui può vivere, può studiare e può anche mettere i soldi nella banca, così quando poi se in futuro si ammalerà avrà i soldi per curarsi. Dopo un po' di volte che lui continua a ripetere queste cose, magari c'è qualche bambino che lo ascolta e che va effettivamente dall'organizzazione a Butterflies. Dice che anche quando vanno da Butterflies comunque magari ci vuole un po' di tempo per motivarli a risparmiare dei soldi, però poi quando vedono che ci sono degli altri bambini che lo fanno, comunque anche loro cominciano a risparmiare. Il migliore investimento, diceva Contiero, Don Contiero, ma per noi era, per noi tutti era Contiero, e viaggiare, venire in contatto con questi mondi che per noi sono tanto lontani, invece no. Prendiamo l'aereo da Roma, in 7 ore andiamo a New Delhi, andiamo per questo mondo. L'economia, ecco, noi quanti anni di portavoce servono ai nostri economisti per diventare dei manager? Bene, loro ci danno l'esempio quanti anni servono. Basta sapere, basta avere la buona volontà. Ecco, da noi l'economia è tutta da reinventare. Insomma, ci fanno veramente lezione questi ragazzi. Quindi i casi sono due, direbbe Don Contiero. O sbagliano tutti i nostri grandi capoccioni, i grandi economisti, i grandi baroni, direbbe lui, oppure sbagliano questi ragazzi. Per me sbagliano i nostri economisti, direbbe Don Contiero. La verità però è, anche se lentamente, viene a galla, veramente ci stanno facendo lezione i nostri politici, i nostri economisti, ma porco loca, ma perché non li portiamo qui? Dovete gridare forte questa verità, è la verità che avanza lentamente, molto lentamente, ma sarete vincenti. Ecco ragazzi, non dite che sarete dei disoccupati, sarete, insomma, questi, se non c'è lavoro più da noi, già loro li cercano a braccio aperto. Ecco. Pensate di esportare questo modello, pensate in futuro avverrà anche in Africa questa possibilità che hanno vissuto i vostri bambini? I'll answer that question, yes. Sì, effettivamente ha ricevuto proprio questa domanda da parte della Tanzania e molto probabilmente riusciranno a portare l'iniziativa anche in Tanzania e anche in Kenya. È la prima volta per voi in Italia? What was more strange for you to look at? One thing. One thing for each. One thing each. Che cos'è la cosa più strana che hanno visto? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa?
कोई भी एक चीज अजीब लगी जो यहाँ देख किसी भी एक चीज जो अजीब लगा जो हमारे देश से अलग है जो हमारे देश से अलग है He didn't feel anything strange. I think strange. Non ha visto niente di strano. आज मुझे वो दीदी जहाँ ले गई थी वो हमारे देश loro hanno detto che la cosa strana era la torre che era un po' pendente perché a Delhi ci sono tutti degli edifici alti che però sono tutti dritti non sono storti come la nostra मुझे वो चीज अजीब लगी जो आदमी कपड़े पहन कर बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े होते हैं un'altra cosa che gli è sembrata strana sono soprattutto nelle parti più turistiche quelle persone che stanno immobili facendo finta di essere statue però in realtà sono persone non sono statue loro è stata una cosa molto strana i bambini sono non ho capito mi sa che l'ha detto però i bambini sono anche proprietari della banca e poi volevo sapere se l'unica attività di questa banca era effettivamente il microcredito oppure erano inseriti nel circuito I don't know if you were here in the beginning, but I want to say that the Children's Development Bank is not a microcredit. Questa non è una banca di microcredito come l'altra famosa banca indiana, è una banca cooperativa, i bambini sì, sono i padroni della banca, sono anche i clienti della banca, però assolutamente non svolgono attività di microcredito. Ringraziamo per la vostra attenzione, la facoltà e i master qui presenti ringraziano per l'occasione di educazione e di autoeducazione che ricevono da queste esperienze. Quello che possiamo garantire in questo caso come facoltà, come master e con il collegamento con le associazioni giovanili, Nazio, Italia Nazio, Centro Studi Donati, è che questi legami si stanno rafforzando, non solo in termini volontaristici, ma ormai in termini di solidarietà anche come scambio di mezzi e di risorse e anche in termini di rete di ricerca e rete di sperimentazione innovativa. Abbiamo contatti ormai con tutte le università europee che hanno già fatto decollare dei master su diritti per l'infanzia in Europa, similarmente alla rete latinoamericana di università e di centri di ricerca che stanno studiando e supportando questi movimenti. Quindi chiunque sia interessato può riferirsi alle associazioni, al Centro Donati, a Nazi, a Italia Nazi, o alla facoltà e ai master qui presenti. In ogni caso, grazie per la vostra attenzione. Grazie.